Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto alla parmigiana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, parmigiano, cipolla, burro, vino bianco, acqua, dado vegetale bimbi, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo grattugiare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi. A velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua. Il dado, il sale, il pepe, mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere il riso, e facciamo cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso il parmigiano. Il burro. Mescoliamo con la spatola. Ed azioniamo il bimby per un minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto alla parmigiana. Grazie e alla prossima ricetta.